Io mi chiamo Liberatori Cristina e nella vita faccio la cuoca, cucino e vengo da Roma. Ho cominciato ad avere delle infezioni a livello dentale e un dente per volta. Poi ho dovuto togliere, fare delle estrazioni e quindi non riuscivo neanche più a mangiare, insomma, oltre che il sorriso, insomma, mi nascondevo sempre, magari non sorridevo più a squarciagola, ecco. E ho visto questo dentista che parlava e è stato come un... Non so come dirti, è una questione di pelle, no? Di fiducia, mi ha trasmesso sicurezza, che io avevo una paura enorme di poter allontanarmi da casa e venirmi a curare all'estero. Mi ha dato tanta, tanta fiducia e quindi ho intrapreso questo percorso. Tutto positivo, positivo al massimo. La nonna anche che mi ha seguito, e dottor Basile, è stato veramente, e voi ragazzi siete spettacolari, sempre con un sorriso e con educazione, cioè è la disponibilità, anche le ragazze della logistica sono state veramente, veramente disponibili, carine, qualsiasi problema. Mi sono trovata proprio bene come a casa. E a livello estetico, cioè, sono felicissima. E ti fa stare meglio, meglio proprio a livello di autostima personale, ecco. Ora sono felice, sono libera, non so descriverti come mi sento. Mi sento felice, felice per quello che ho fatto, per il percorso che ho affrontato. Perché per una persona come me non me lo sarei aspettato, ecco, di poter affrontare questo percorso. Quindi ora farò tutte le mie cosine per bene, diciamo, i miei controlli, che quelli vanno fatti. E quindi più felice di così. E quando ritornerò al lavoro comincerò a assaggiare anche perché. Avendo un'attività di macelleria, mio figlio, la prima cosa che mi farà quando è una bella bistecca e ce la mangeremo lì al negozio, quindi sì, sarà la prima cosa sicuramente. Grazie, grazie, grazie.